Il laboratorio di spettrometria di massa è normalmente utilizzato per fare la selezione dei materiali puri con elevata purezza da impiegare nella costruzione degli esperimenti di fisica delle particelle. Tuttavia, nell'ambito di progetti specifici vengono analizzati reperti archeologici di varia natura, come antiche monete, oggetti metallici o reperti biologici. Queste tecniche analitiche permettono di conoscere la composizione chimica e di eseguire la misura dei rapporti isotopici di alcuni elementi. Questo tipo di informazioni, integrate con considerazioni di tipo storico, archeologico e geologico, sono utili per indagare l'origine geografica del reperto stesso o delle materie prime utilizzate per la sua realizzazione.